Allora, Tony Alberti, finalmente questa vittoria che da tanti mesi aspettavamo e aspettavi tu, 1-0, quanta grinta, quanta voglia di fare ancora punti e di crederci. Sì, le ragazze non hanno mai mollato, alla fine erano stanchissime, hanno dato proprio tutto, tutto quello che avevano dentro, e anche se abbiamo peccato, abbiamo commesso degli errori, però hanno veramente dimostrato che ci credono. Credono in loro stesse, credono nella società, credono anche all'allenatore e spero che andremo avanti bene. Ecco, adesso la Reggiana ha perso benissimo, ma soprattutto hanno pareggiato Orlandi e Lazio, che era un po' Firenze, che era quello che un po' noi ci aspettavamo. La Lazio oltretutto ha perso. Proviamo un attimino a capire com'è la situazione. La situazione è che noi dobbiamo fare ancora 3 vittorie, minimo 3 vittorie, e questo ci potrà tenere a pari, o l'ultima partita ce la dobbiamo giocare con tutte. Se non facciamo 3 vittorie probabilmente non ce la faremo. Fino all'ultimo era in dubbio che giocasse addirittura, che rientrasse di nuovamente Marion Steinhaus, che naturalmente in difesa è una pedina importantissima. Poi alla fine hai optato lo stesso per non farla giocare. No, non potevo farla giocare perché lei è allergica ai pollini e di conseguenza ha dovuto prendere dei medicinali e non potevamo assolutamente rischiarla. Non si può farla giocare in queste condizioni. Stefania Rigatti, quando è entrata, si è visto, ha portato movimento, ha portato scompiglio nella difesa della Reggiana, e effettivamente poi il gol poi è venuto da lei, va bene, sul calcio piazzato, ma soprattutto su un'incursione sua. Sì. La Steffi è sempre stata una ragazza di cuore, e in certe partite lei è stata decisiva e lo sarà ancora, spero. Sicuramente è uno dei punti più importanti che abbiamo davanti, e quando ha questa grinta e questa voglia è difficile veramente fermarla. Tony, a questo punto c'è Chiasellis la settimana prossima, la Marion potrebbe forse rientrare? La Marion lavorerà in questa settimana, cercheremo di metterla a posto. È logico che con la Marion in difesa abbiamo una rotta centrocampo, che una giocatrice così adesso come adesso è importantissima, quindi sono tutte importanti, sono tutte brave, però lo spostare dietro la Ruth a noi complica un po' le cose. Ok, Tony, in bocca al lupo e vediamo Chiasellis, ciao. Crepi il lupo.